Borselli. Questo voglio riprenderlo. Buonasera, buonasera Fano. Un applauso da parte delle donne. Era lui quello di prima, capito? Massimo Borselli. Gli uomini? Gli altri? Grazie, vi volevo ringraziare veramente, volevo ringraziare anche Marco, il presentatore, con quella bella giacca. La fanno anche per gli uomini, la fanno. Comunque io ringrazio Fano, la Proloco, ringrazio tutti di avermi chiamato questa sera, perché io credo che insomma Fano sia una delle città migliori d'Italia, questo ve lo devo dire, anche perché per questioni affettive io sono emiliano da parte di madre e marchigiano da parte di un amico di mio padre. E io credo che veramente Fano, la piazza di Fano sia una delle migliori d'Italia, ma perché ci siete voi. Veramente, io un pubblico così bello non l'ho mai visto. Io faccio tante serate, insomma, per l'Italia, nei locali, però il pubblico di Fano è quello più bello, più bello. Mi potete dare un po' di luce sul pubblico? Ecco, io vi volevo chiedere se prendete un po' l'esempio da Nadia, se riuscite a venire un pochino più vicini per riscaldarmi, ancora, ancora, tranquilli. Grazie, grazie. Comunque, Nadia, svelaci un segreto. Non è l'unica cosa rossa che hai in testa questa sera, vero? Cos'è che hai? Il rossetto sulle labbra, nient'altro? Ok. Comunque ve l'ho già detto che siete un pubblico magnifico, vero? Ecco, quando si dice queste cose qua si passa sempre per essere un ruffiano, ecco. Voi magari pensate che io dico questa cosa tutte le sere. Sì, è vero. Dico proprio questa cosa tutte le sere, solo che, insomma, qualche sera fa ero a Monte Codruzzo, in provincia di Cesena, e ho detto che il pubblico di Fano è il migliore e non l'hanno presa proprio molto bene, ecco. E io spero che insomma abbiate passato un buon Natale, abbiate ricevuto regali, io ne ho ricevuti tanti, molto belli, infatti li potete trovare tutti su eBay se volete. E poi la questione di Capodanno è quella dei botti, qua a Fano ve li fanno fare i botti, sì o no? Perché spaventano gli animali, scappano gli animali, ecco, io amo gli animali quindi non faccio i botti, infatti l'anno scorso a Capodanno mi è scappato un cotechino. Quest'anno io, insomma, ho mangiato molto, vi dico la verità, a me piace mangiare, piace bere, quest'anno per le feste ho mangiato veramente tanto, ho fatto più o meno un calcolo, ecco, se smetto di mangiare stasera più o meno posso fare il bagno intorno, insomma, ai primi di settembre. E mi piace molto anche bere, solo che adesso, insomma, ci sono anche dei problemi sul bere, perché tutti questi controlli sull'alcol che ci sono in giro, insomma, è un po' pericoloso bere. Poco tempo fa mi è capitato qua vicino alla Riviera Romagnola di essere fermato con la famiglia dai carabinieri, mi hanno fermato, patente libretto, insomma, la solita prassi. E fa Morselli, ci scusi se gli facciamo una prova, un test dell'alcol. Fa, guarda, non c'è problema, hai bevuto solo acqua stasera. Allora ho fatto la prova, fa, guardi Morselli, qua siamo al 0,7. Ho detto, impossibile, guardi, non ho bevuto niente, ci saranno degli errori sulle strumentazioni. Fa, no, impossibile, abbiamo cambiata. Ho detto, guarda, fate la prova dell'alcol anche a mia moglie. 0,7 anche lei. Fa, ha bevuto anche la signora allora. Ho detto, guardi, tagliamo la testa al toro, lo fate anche mio figlio, che ha 4 anni. Fanno la prova dell'alcol mio figlio, 0,7 anche lui. Carabiniere un po', insomma, si ravvede e dice, guarda, scusi Morselli, effettivamente magari c'è un errore sulla strumentazione, ci scusi, arrivederci, buonasera. Ho detto, ma niente, non c'è problema, io riparto. Appena siamo partiti, gliel'ho detto con mia moglie, hai visto che abbiamo fatto bene a far ubriacare anche il bambino? Grazie, grazie, grazie tante. Ecco, io mi presento, mi chiamo Massimo Morselli, ho 21 anni. Di contributi e ho iniziato a fare il comico, vi dico la verità, perché tutti mi dicevano che quando fai ridere, insomma, è molto più facile, insomma, avere un amplesso con l'altro sesso, ecco, non è sempre vero, ad esempio per mia moglie non è così, che è un po' di tempo che in sciopero, e io gliel'ho fatto anche presente a mia moglie, guarda che da un po' di tempo che io e te non fa, te parla per te. Ecco, ho provato in tutte le maniere, anche a pagamento, ho detto, guarda, magari ti do 50 euro a botta, lei è stata irremovibile, mi fa, guarda, a me 100 euro all'anno non mi cambiano la vita. Gli ho fatto la domanda che molti uomini fanno alle proprie mogli, ma con quanti uomini sei stata prima di me? Lei non mi ha risposto, scena muta. Il giorno dopo gli ho riproposto la domanda, ho detto, guarda, ieri ti avevo chiesto con quanti uomini non mi hai risposto,
con quanti uomini sei stata prima? Niente. Dopo tre giorni stessa cosa, scena muta. Dopo una settimana ho detto, oh, mi vuoi rispondere con quanti uomini sei stata prima? E mi fa, dai che sto contando. Ogni tanto mia moglie si perde un pochino, si perde anche un po' dappertutto. Poco tempo fa eravamo al mercato di Modena, era l'una, l'una e mezza, ormai non la trovavo, avevo il cellulare a scarico. E a un certo punto ho visto un mio amico di vecchia data, ci siamo visti, come va, come non va, anche lui era trafelato che cercava. Fa, guarda, io sto cercando mia moglie, anch'io sto cercando mia moglie. Fa, io non ho il cellulare, io ce lo scarico, facciamo una cosa, andiamo un po' in giro, mi descrivi com'è tua moglie, guardiamo se insomma troviamo le rispettive mogli. Io ho detto, com'è tua moglie? Fa lui, mia moglie è sui 20 anni, alta, magra, i tacchi a spillo, un bel seno, un bel sedere, la gonna corta. Fa, la tua com'è? Lasciamo stare, va là, cerchiamo la tua, va là che è meglio. Ecco, siamo qua addirittura d'arrivo, taglio? Sì. Ok, ci vediamo dopo, se vi sono piaciuto, insomma, richiamatemi, se no fate i vostri che me. Richiamo Marco! Ma ti richiameranno sicuramente, Massimo Morselli! Grazie. Grazie a te Massimo, scusaci per la fretta ma abbiamo tante cose da farvi vedere e farvi ascoltare, quindi adesso noi...